detto di Lucidi, per l'appunto, in una intervista oggi al Messaggero, dice, tra l'altro Lucidi ricordiamo che è stato anche capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato e quindi chi è in non qualche lo è stato nella scorsa legislatura. Comunque votavano ogni 3 mesi. È stato anche un attivista storico. Sì, dal 2008. Lo so, ma ormai è tutto finito. Serve qualcuno che dia uno schiaffone forte. Serve uno shock. Il primo sarò io, ma non sarò l'unico. E appunto l'ingegnere Lucidi alle 14.30 dice così, alle 19.30 dopo il pressing di mezzo governo e di vari big del 5 Stelle sembra averci quasi ripensato, ma non annuncia la sua entrata, diciamo così, in altri gruppi. Il giornalista che è appunto, se non sbaglio, sì, Simone Canettieri, Di Maio chiede un'inchiesta dei PM sul mercato delle vacche, ce l'ha con lei, posso ridere, ha paura, ma figuriamoci, ha sentito Salvini, non ancora, vedremo, insomma un po' vado ma non vado, mi si nota di più se vado o non vado. Senaldi. Ma sì, i 5 Stelle è da tempo che sono un partito, diciamo così, che si sta sgretolando. D'altronde, e questo dipende dalle debacle elettorali che sta inanellando da ormai quasi 2 anni, una via l'altra. Io non penso che la responsabilità sia da attribuire tutta a Di Maio. Di Maio è il più rappresentativo, ma la responsabilità è da attribuire al fatto che i 5 Stelle hanno poco da dire, si sono presentati come un partito antisistema e dopodiché si sono integrati nel sistema meglio dell'immigrato di Checco Zalone e la gente lo percepisce, non sono riusciti a cambiare l'Italia perché ovviamente si proponevano un riscatto delle parti più povere dell'Italia, sia territorialmente che come ceti sociali, e questo riscatto non c'è stato e quindi i nodi vengono al pettine indipendentemente da Di Maio. Essendo un partito, diciamo così, giovane ed essendo un partito che ha perso più di metà dei consensi, siamo al si salvi chi può e quindi qualcuno cerca asilo nella Lega, ma non è un mercato delle vacche, qui non si parla di promesse in denaro o chissà che, è gente che si butta sulla barca di Salvini nella speranza di essere candidata, speranza che io peraltro ritengo anche piuttosto remota.